Bentornati a questa nuova pillola di scienza del Circolo del Cosmo. Quest'oggi vi parleremo del primo uomo nello spazio. Buona visione! 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff! Yuri Alekseyevich Gagarin, il primo uomo nello spazio, nasce il 9 marzo del 1934 a Klushino, nell'oblast di Smolensk, a 100 km da Mosca, in un piccolo villaggio dell'Unione Sovietica. È solo il figlio di un carpentiere, è il terzo di quattro figli, in una famiglia dalle umili origini, vessata dall'occupazione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Sarà proprio in questo periodo che il piccolo Yuri maturerà l'intenzione di diventare pilota militare, cosa che successivamente lo porterà ad essere selezionato per il programma spaziale sovietico come cosmonauta. Nel 1955, quando nasce la base spaziale di Baikonur, Gagarin è già appassionato di aeronautica. La rampa originale, che si chiama Gagarinsky Start, è ancora in uso per i lanci spaziali verso la ISS. Yuri fa domanda come cosmonauta nel 1959. Dopo il disastro Nedelin, di cui abbiamo parlato io e Ciro nella clip precedente, del 1960, il disastro Nedelin, a Baikonur si deve correre ai ripari se si vuole battere gli americani nella corsa allo spazio. 8 aprile 1961, Baikonur, siamo a 4 giorni dal storico lancio. È stato tutto quanto ripristinato dopo il disastro Nedelin e il ministro Kamanin convoca i tre candidati, Titov, Nelyubov e Yuri Gagarin, comunicando loro che quest'ultimo, proprio Gagarin, sarà il prescelto allo storico volo. Verrà poi girato un filmato che tutti noi conosciamo, dove lo stesso Kamanin, convocati i sei candidati, comunicherà a loro il prescelto, ma sappiamo essere stata una farsa a favore della propaganda, e su questa cosa ci torneremo tra un po'. Arriviamo al 12 aprile 1961, giorno del lancio. Alle ore 5 vengono effettuati i controlli delle stazioni di ascolto e controllo a terra e alle 5.30 vengono svegliati Gagarin e il suo secondo pilota, Titov. Nelyubov era stato nominato come terzo pilota. E fanno colazione con cibo spaziale e eseguono i controlli medici, i quali danno esito positivo. Dopodiché si recano nella sala vestizione, dove Titov sarà il primo a indossare la tuta spaziale e Gagarin la indosserà per ultimo, per evitare gli effetti di surriscaldamento. La tuta di volo indossata da Titov e Gagarin è dotata di ben 9 sensori, dei quali la maggior parte sono probabilmente di produzione italiana. Ha un sistema di ventilazione, uno strato termico, la tuta vera e propria è un sovratuta arancione e alla fine della vestizione qualcuno scherzosamente avanza questa ipotesi. Potrebbero scambiarli per un pilota americano di un aereo spia, esattamente come Francis Gary Powell. Tutti si fermano e l'idea viene presa sul serio, al punto tale che si decide di dipingere sul casco di ognuno di loro la scritta CCCP, che non era stata assolutamente impressa. E Gagarin, per paura che le gocce di vernice gli finiscano sul viso, chiede che gli venga messo un panno. Non voleva passare la storia per il primo uomo nello spazio col viso picchiettato di rosso o, ancor peggio, il naso dipinto di rosso. Gagarin e Titov, in tuta spaziale, salgono sul pulmino. Assieme a loro vi è anche Nelyubov, seconda riserva di Gagarin, ma non indossa nessuna tuta spaziale, però è pronto a prendere il posto di uno dei due compagni in caso di necessità. Il clima sul pulmino è veramente molto rilassato e gioioso, e qui pare che a un certo punto il pulmino si sia fermato per far fare pipì a Gagarin, ma questo potrebbe essere una piccola leggenda. Arrivati alla rampa di lancio, li aspetta Korolev assieme al generale Kerimov e ad altri funzionari del governo sovietico. Dopo i soliti commiati tra baci e abbracci, Gagarin si reca sulla sommità del razzo, dove due tecnici lo aiutano ad entrare nella capsula Vostok 1. La capsula viene chiusa e tutto è pronto. Alle 9.02 ora di Mosca la telemetria TRAL P11 viene attivata, e alle 9.07, dopo che Gagarin ha comunicato via radio un coraggiosissimo andiamo, i potenti motori del razzo R7 si accendono e lentamente Gagarin decolla. In ascesa si beccherà
pensate, 7 g di accelerazione e il suo battito passerà da 65 a 150 battiti al minuto, ma tutta l'ascesa va come da programma e a 150 secondi i blocchi B, G, V e D del primo stadio si separano, lasciando soltanto il secondo stadio per la spinta verso l'orbita, il blocco A. A 150 secondi dal lift off la protezione della capsula viene staccata e Gagarin, attraverso il suo visore VZOR, riuscirà a vederla rotolare sotto di sé e getterà uno sguardo per la prima volta sul nostro pianeta e ne rimarrà veramente incantato. Attraverso questo visore Yuri Gagarin si rende conto che la sua capsula è ancora troppo bassa, ma pian piano stabilizzerà la sua traiettoria nella prima fase di missione nell'orbita terrestre. Il core stage a 5 minuti dal lancio spegnerà i suoi motori, rimarranno in funzione soltanto dei ugelli di manovra che stabilizzeranno tutto quanto il razzo, che ora ha una velocità di 5,5 km al secondo. Quindi si separa anche il secondo stadio, lasciando che il blocco E, il terzo stadio, porti la capsula a 8 km al secondo nell'immissione finale nell'orbita terrestre. A 9,38 minuti dal lancio anche questo stadio si separa e la capsula Vostok è finalmente in orbita. Però la capsula Vostok è stata spinta per un secondo e mezzo più in alto del dovuto, ma sempre nei limiti di sicurezza. Ma su che orbita sta ruotando la Vostok 1? L'appoggio era previsto per 230 km. In realtà, con un secondo e mezzo in più di spinta, la capsula Vostok sta ruotando adesso a quasi 330 km dalla Terra. Ma se questa cosa si saprà soltanto a missione conclusa. Era stato previsto che in caso di malfunzionamento del motore di frenata per la deorbitazione, la capsula Vostok sarebbe rientrata dopo 5-6 giorni e all'interno della capsula erano stati caricati viveri e aria appunto per questo tempo qui, questo tempo limite. Se la Vostok fosse stata soltanto 100 km più in alto, sarebbero corsi per entrare sulla Terra più di 10 giorni e il suo occupante sarebbe, ahimè, morto. Dopo la separazione del blocco E del terzo stadio, il timer PVU Granite venne azionato con un tempo di deorbitazione maggiore per compensare la maggiore spinta. E qui Gagarin avrà anche un battibecco con la stazione di ascolto di Elizovo nella penisola del Kamchatka, dove Gagarin chiedeva la sua posizione e il Capcom continuava a dirgli a zittirlo e chiedergli come stava e che tempo faceva. Dopo svariate richieste insistenti e giuste richieste da parte di Gagarin, ad un certo punto il cosmonauta perde veramente la pazienza e nonostante le sue insistenti richieste il Capcom non gli darà mai questa risposta perché, ahimè, non sapeva qual era la sua posizione. Al rientro non tutto va secondo i piani. Il timer fa il suo lavoro, anche se il punto di impatto risulterà variato. Aziona il motore di frenata, ma qualcosa va storto. Il motore allo spegnimento continua ad erogare propellente incombusto a causa di una valvola che non si chiude. Per fortuna quella del comburente funziona a dovere, ma la spinta, benché minima, crea un moto rotatorio preoccupante che viene interrotto solo qualche manciata di lunghissimi secondi dopo, con la separazione del modulo di servizio dal modulo dove ci sta dentro il cosmonauta. La capsula, una sfera resa più pesante dal scudo termico posto davanti, si assetta per il rientro. A 4000 metri avviene la separazione con il suo occupante Gagarin, che deve aprire una valvola per poter respirare l'aria terrestre. Ci metterà quasi 6 minuti per aprire la valvola, rischiando di soffocare, in quanto la valvola era posta in posizione molto scomoda per essere raggiunta. E nel fare ciò apre addirittura i paracadute di riserva, che così vengono deployati nel momento sbagliato. Per fortuna non si impigliano con quello principale. E qui la storia diventa leggenda. Durante la discesa, quando mancano solo poche decine di metri al suolo, una coppia, mamma e figlia, lo vedono scendere in tuta spaziale arancione, aggrovigliato a due paracaduti. È comprensibile che se la diano a gambe. Era infatti fresco il ricordo di Francis Gary Powell, il pilota americano di aerospia U2 che era stato abbattuto circa un anno prima.
Il volo completo di Gagarin sulla nave spaziale Vostok 1, che significa Oriente in russo, è durato 108 minuti. Gagarin urla alla coppia che vede di contadini: sono dei vostri compagni, sono dei vostri. Si tratta di Anna Akimovna Tachtarova, non so se la pronuncia è corretta in russo, che è la moglie di una guardia forestale e della sua nipotina Rita di soli 6 anni. Non verrete mica dal cosmo, chiede la donna. È proprio così, risponde Gagarin. Viene provvidenzialmente subito identificato come un autentico sovietico, anche dalla scritta CCCP, SSSR in realtà in russo, apposta all'ultimo momento. A questo punto lo indirizzano al primo telefono. Allertate le autorità, in poche ore Yuri Gagarin fa rientro a Mosca, dove verrà consegnato la gloria che gli spetta di diritto. Vediamo alcuni aneddoti. Il volo di Gagarin era previsto essere completamente in automatico, cioè gestito dal computer di bordo e controllato in remoto da terra. Il cosmonauta doveva essere solo un passeggero, al quale però, dopo una serie di lunghissime riflessioni, come vedremo, verrà data la possibilità di avere accesso ai controlli della navicella, in circostanze eccezionali. Il timore era infatti che il cosmonauta potesse perdere il senno nello spazio a 0G, infatti non era mai stato provato prima con una persona in assenza di gravità. Quindi viene stabilito che l'accesso ai comandi sarebbe avvenuto solo dopo aver digitato un codice segreto scritto a mano e chiuso in una semplice busta posta sotto il seggiolino dell'occupante. Se restava sobrio ed assennato, poteva quindi avervi accesso e liberare i comandi. La mattina del lancio, il ministro Kamanin ordina a Oleg Ivanovsky di comunicare a Gagarin il codice in barba agli accordi, dopo quindi le lunghe discussioni che abbiamo detto. Dopo qualche tentennamento, Ivanovsky raggiunge Gagarin che attende all'interno della Vostok, che i preparativi abbiano termine e che venga posizionato il portello. E gli dice: Yuri, il codice di sblocco è 125. Gagarin risponde sorridendo: grazie, sei il terzo che me lo dice oggi. Torniamo sulla nomina di Gagarin a primo cosmonauta a volare nello spazio. Era stato deciso, pensate, 2 mesi prima del lancio. 4 giorni prima verrà comunicato, come detto, ai 3 candidati, Titov, Nyubov e Gagarin, e poi verrà girato appunto questa scena a favore della propaganda sovietica. Yuri Gagarin morirà in un incidente aereo il 27 marzo del 1968. Il suo aereo viene sfiorato a soli 10 o 20 metri, secondo le testimonianze oculari, da un altro jet militare a velocità supersoniche, che non lo vede a causa del maltempo. I testimoni sentono due bang, uno il bang sonico del MiG che lo ha sfiorato e l'altro quello dell'aereo di Gagarin che pochi secondi dopo si schianta al suolo per aver perso l'assetto per la perturbazione. Dopo un increscioso episodio di ubriachezza, Filiatev, Anikiev e Nyubov, terza riserva di Gagarin, verranno radiati dal programma spaziale sovietico. La propaganda, temendo che questo gettasse un'ombra su tutto il programma, cancellerà ogni loro traccia, o perlomeno ci proverà. Li cancellerà dalle foto, eliminerà spezzoni di immagini e persino dalle liste verranno eliminati, pensando di sabbiare così questo episodio. In realtà non faranno altro che alimentare quelle che diventeranno negli anni le voci sui cosmonauti perduti nello spazio, cioè a molti movimenti complottisti racconteranno di lanci tenuti segreti in cui questi 3 cosmonauti sarebbero morti. Nyubov morirà, ma morirà dopo essere rientrato nella sua base di intercettori dell'estremo oriente e durante un episodio di ubriachezza verrà, ahimè, travolto da un treno. Yuri Gagarin era anche fra il gruppo iniziale di cosmonauti candidati allo sbarco lunare sovietico, assieme a Titov, che era anche stato il secondo nello spazio, e Leonov, che è stato il primo a fare la camminata spaziale, l'uscita extraveicolare. A causa di possibili attriti fra queste 3 forti personalità, Gagarin, Titov e Leonov, era poi stato selezionato un secondo gruppo di cosmonauti più anziani e poi anche un terzo gruppo.
Sempre a favore della propaganda, le immagini in cui si vede il razzo R7 decollare da Baikonur non sono di Gagarin, ma bensì è un lancio avvenuto precedentemente di due cagnette, Bars e Lyshinka, le quali, ahimè, a 38 secondi, a seguito dell'esplosione di uno dei blocchi del primo stadio, perderanno la vita. Con il primo sbarco lunare del 21 luglio 1969, gli astronauti Armstrong e Aldrin lasceranno sul suolo lunare i cosiddetti mementos, fra cui due medaglie sovietiche, una dedicata appunto a Yuri Gagarin, che era morto nel 68, e l'altra dedicata a Vladimir Komarov, che era morto al rientro della sua navicella Soyuz 1. Bene, finisce qui la pillola sul primo uomo nello spazio. Vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale e ad attivare la campanella. E se il video vi è piaciuto, a mettere un like e a condividerlo sui vari social. Se avete un suggerimento o una critica, ce la potete fare a info@elcosmo.net oppure scrivendo un commento qui sotto. E nel ringraziarvi per il tempo che ci avete dedicato, vi diamo appuntamento alla prossima clip.